Tutto ciò che è emerso dal suolo di Piazza Matteotti a Ruvo di Puglia non ha valenza archeologica e sotto quella piazza non c'è nulla di più di quanto non si conoscesse già. Prova a spegnere le polemiche sui controversi lavori che stanno interessando la piazza centrale di Ruvo l'architetto Maria Curci. Nel corso di un'apposita conferenza stampa, alla quale la sovrintendenza non ha ritenuto di dover partecipare, la direttrice del cantiere ha illustrato nel dettaglio il carattere dei lavori, non invasivi dal punto di vista dello scavo, vista anche la presenza non troppo superficiale di tronchi di sottoservizi. Nell'ambito della riqualificazione della piazza, lì dove si presume che scavando si possano trovare interessanti testimonianze del passato, è stata ricavata un'asola per consentire eventuali lavori futuri di scavo. L'asola è molto grande, sono 9 metri per 39, e lì verranno posizionate le basole, che comunque sono da 12 centimetri in pietra, ma completamente a secco, per cui si potranno togliere e procedere con le operazioni di scavo. In qualunque momento sarà disponibile il finanziamento. Spetterà dunque alle future amministrazioni intercettare fondi per consentire la valorizzazione della Ruvo sotterranea, che ha ancora tanto da raccontare. Abbiamo proprio insistito perché ci fosse questa asola, questo pezzo della piazza disponibile a successive, a successivi scavi. È chiaro, quando ci sarà la possibilità di avere finanziamenti, speriamo che le prossime amministrazioni avranno, la sensibilità di continuare in questo lavoro dove sono stati messi, i primi semi per valorizzare l'archeologia, visto che Ruvo è un paese che ha una valenza archeologica molto importante.